Eccoci qua prontissimi con una nuova puntata del Club Vincente, l'unico programma dove i migliori tipster di Domus Bet sfidano i campioni a colpi di pronostici. Marco Materazzi, Peppe Mascara, Simone Tiribocchi è qui insieme a me nello studio per la quarta puntata del Club Vincente su Sport Italia. Ciao Simone. Ciao, ciao Cosimo, ciao a tutti. Ritorna con noi dal vivo Andrea di The Trinity Bet. Buonasera a tutti i nostri telespettatori, anche stasera daremo il meglio con i nostri pronostici. In collegamento con noi invece, impegnato nella Battle Tips oggi contro Simone Tiribocchi, Bet Potter. Ciao Andrea. Ciao Cosimo, buon pomeriggio a tutti. Debutto per Andrea, Bet Potter su Sport Italia. Vi ricordo che questo programma potrete rivederlo quando volete in modalità on demand su domusbet.tv e anche su sportitalialive.com, e quindi andare ad analizzare insieme a noi, a Simone Tiribocchi, ad Andrea Bet Potter e Andrea De Trinity Bet, la giornata delle partite di Serie A che si giocheranno domenica, per darvi un po' più di tempo di andare a prendere i pronostici e utilizzarli come meglio credete. Partiamo subito con la prima partita, Lecce-Verona, l'analisi di Andrea De Trinity Bet. Allora, Lecce-Verona è senza dubbio uno scontro salvezza che vale tantissimo per la classifica di queste due squadre. La mia chiave di lettura è che sarà una partita molto tesa, mi aspetto tantissimi falli, il Lecce è primo per falli subiti in Serie A e il Verona è una delle squadre che prende più cartellini nel nostro campionato. Il mio pronostico per questa partita è over cartellini, se dovessi andare a dare un risultato in favore di uno o dell'altra mi schiererei in favore dei pugliesi che nell'ultimo periodo hanno raccolto molto poco e che potrebbero finalmente tornare alla vittoria. Simone, che ne pensi di questo scontro tra Lecce e Verona? Sono d'accordo con Andrea, da non dimenticare l'aspetto del pubblico che secondo me sarà fondamentale a Lecce, una piazza che conosco benissimo, quindi Lecce viene da un periodo non bello, da quattro partite che non vince, ha vinto con la Fiorentina in casa, d'altra parte, però prende gol da più di 20 giornate consecutive, quindi secondo me deve registrare qualcosa in difesa, da un Verona che invece è galvanizzato dalla vittoria col Sassuolo. Quindi secondo me vedo favorita la squadra di casa per l'atmosfera, il pubblico, l'ambiente, però è una partita difficile. Che ne pensa invece Andrea, Bet Potter di Lecce-Verona? Io ho un'idea simile a quella di Andrea, perché sì, una sfida salvezza molto importante, però non riesco a schierarmi da uno dei due lati, quindi il mio pronostico andrebbe sui cartellini, perché la vedo una partita molto molto tesa e sono squadre che hanno medie cartellini molto alte. Un po' di statistiche prima di andare in Battle Tips, la prima di questa puntata: il Lecce è in striscia negativa da tre partite, il Verona non ha vinto nessuna delle ultime 14 partite in trasferta. Andiamo in Battle Tips, c'è Andrea Bet Potter contro il nostro Simone Tiribocchi per Lecce-Verona. Accendiamo il pronostico di Simone Tiribocchi. Per me uno più gol. Il pronostico di Andrea Bet Potter. Entrambi almeno due cartellini. Andiamo avanti con il nostro Club Vincente, l'unico programma dove i migliori tipster di Domus Bet sfidano i campioni. In questa puntata c'è Andrea Bet Potter contro Simone Tiribocchi e c'è l'opinionista di turno, il nostro Andrea, che rappresenta i The Trinity Bet. Passiamo a Milan-Empoli, che l'Atalanta ha già giocato, il Milan. Simone Tiribocchi. Allora, il Milan vive un momento molto particolare, sta bene, però fatica un po' a portare a casa le vittorie. Ha vinto con la Lazio, è vero, con tante polemiche, viene dal pareggio con l'Atalanta e la brutta sconfitta di Monza. Però naturalmente, se andiamo a vedere l'aspetto tecnico, tattico, non c'è partita con l'Empoli. Un Empoli che è vero che ha perso l'ultima col Cagliari in casa, l'avevamo detto. Ma a parte questo, sicuramente ha poco da perdere in queste partite qui, e la squadra di Nicola attacca con tanti uomini, siccome attacca con tanti uomini anche il Milan, sarà una partita molto spettacolare. Andrea De Trinity Bet. Anche secondo me sarà una partita senza dubbio spettacolare, attenzione perché è comunque una partita che si gioca nel doppio impegno europeo del Milan che avrà in Europa League. Di conseguenza il Milan potrebbe vincere senza troppo margine, potrebbe essere una partita dove il Milan subisce anche un gol, secondo me. L'altra analisi anche di Andrea, l'altro Andrea di puntata, Bet Potter. Io sono milanista, ma questa è una gara da non sottovalutare secondo me per il Milan, perché
come diceva Andrea, il Milan arriva da 8 partite in 30 giorni, una ogni 3 giorni, quindi sicuramente le fatiche di Coppa si faranno sentire, mancherà Leao, qualche rotazione ci sarà e quindi io penso che l'Empoli, se si gioca bene le sue carte, può dire la sua in qualche modo. L'ultima vittoria fuori casa dell'Empoli contro il Milan è datata 2017, il Milan non ha perso in nessuno degli ultimi 5 incontri, l'Empoli non ha segnato in 5 delle 13 trasferte di questo campionato. Siamo pronti ad azionare la nostra Battle Tips, c'è sempre Simone Tiribocchi contro Andrea Bet Potter in questa quarta puntata del Club Vincente su Sport Italia, la partita è Milan-Empoli, accendiamo il pronostico di Simone Tiribocchi. Io mi tengo aperta la porta del colpaccio, quindi 1-2 più over 2,5. Andiamo ad accendere il pronostico di Andrea Bet Potter. Over 2,5 angoli ospite. Andiamo avanti, dal Milan si passa alla Juve che sicuramente non se la passa bene ultimamente, ma neanche l'Atalanta che ha perso l'ultima contro il Bologna in uno scontro Champions League. Non era atteso uno scontro del genere all'inizio del campionato tra l'Atalanta e il Bologna per un posto in Champions League. Che ne pensa di Juventus-Atalanta il nostro Simone Tiribocchi? Allora, sì, l'Atalanta viene da un periodo, come è stato detto prima da parte del Milan, di tante partite. L'allenatore si è anche, Gasperini, lamentato di non riuscire a preparare le gare. Ha un giorno in più perché avendo giocato già l'Europa League, quindi può recuperare e preparare la partita. D'altra parte una Juventus che ha fatto la miglior prestazione, una delle migliori prestazioni a Napoli, ricevendo 0 nelle ultime 6, ne ha perse 3, per la Juventus è tanto, quindi qui vedo sicuramente non una partita spettacolare, molto tirata, e forse il pareggio è risultato più probabile. Andrea, da Trinity Bet, Juventus-Atalanta. Mi trovo completamente d'accordo con quello che ha detto Simone, è una partita che potrebbe vedere la Juve non perdere, la Juve ha perso decisamente troppo e un'altra sconfitta in casa per i bianconeri non ce la vedo. Per me è una partita che non riserverà tantissimi gol, vedo una partita che la Juventus controlla, magari la vince male all'Allegri per dire, e secondo me il pronostico ideale per questa partita è 1x più multigol 1-4, non vedendo tantissimi gol. La Juventus che è sprofondata dopo il big match contro l'Inter. Andrea, Bet Potter, che ne pensi di Juventus-Atalanta? Sono d'accordo con l'analisi dei ragazzi perché non è da sottovalutare il doppio impegno difficoltoso con lo Sporting per l'Atalanta, quindi io penso che la Juve, dovendone preparare una settimana, questa non la sbaglia. Vedo 1x come pronostico base, a quale aggiungere l'under 3,5 che si è sempre verificato nei big match in casa per la Juventus. La Juventus non ha segnato in solo una delle 13 partite casalinghe di Serie A disputate fino ad ora in questo campionato, l'Atalanta non ha segnato soltanto in 3 delle 13 trasferte che ha disputato in questa stagione in Serie A, la Juventus ha subito gol in ciascuna delle ultime 6 partite. Dopo questi cenni statistici andiamo ad accendere la nostra Battle Tips e quindi i pronostici di Simone Tiribocchi per Juventus-Atalanta e di Andrea Bet Potter, sempre per Juventus-Atalanta. Cominciamo da Simone. Io gioco X, under 2,5. Andrea Bet Potter. 1X più under 3,5. Prima di andare avanti vi ricordo che i nostri pronostici, le nostre analisi li trovate anche sulla nostra pagina segreta che potete andare a guardare su domusbet.tv accedendo tramite QR code che verrà trasmesso in sovraimpressione proprio al termine della nostra trasmissione. Basta inquadrarlo, andate sulla nostra pagina segreta e in maniera testuale trovate tutte le analisi e tutti i pronostici da poter utilizzare come meglio credete. Andiamo avanti, dalla Juventus passiamo alla Roma, Roma-Fiorentina, l'analisi di Simone Tiribocchi. Bella partita, forse la più complicata da leggere, perché secondo me sono due squadre che in questo momento stanno bene, la Fiorentina un po' meno in alcune partite, ma poi in altre dimostra di esserci, a livello fisico stanno bene, a livello di testa la Roma secondo me in questo momento è molto pronta, sta facendo tanti gol, perché mi sembra nel periodo di De Rossi è la seconda o la prima insieme all'Inter aver fatto tanti gol, quindi sì, anche qui mi aspetto una partita spettacolare con gol. Andrea, The Trinity Bet, Fiorentina-Roma.
Io credo che questa sia una partita molto ma molto equilibrata. Un pareggio credo che andrebbe bene a entrambe le squadre, anche perché De Rossi ha raccolto tantissimo fino ad ora e un mini stop che prevederebbe un punto in questa partita secondo me non andrebbe troppo male alla Roma. Per me è molto probabile il risultato di 1-1. Entrambe potrebbero segnare, potrebbe esserci un pareggio, quindi il mio pronostico è X o gol, la chance mix. Da Mourinho a De Rossi la Roma sembra rinata. Che ne pensa Andrea, Bet Potter? Sì, la Roma sembra aver fatto uno switch importante con De Rossi, perché ha fatto 5 vittorie su 6, tantissimi gol, almeno 2 gol a partita da quando è arrivato Daniele, e arriva molto bene a questa partita. La Fiorentina alterna un po' ogni tanto, però comunque un'ottima squadra. Io penso che dopo le fatiche di Coppa, con qualche rotazione, entrambe le squadre potrebbero concedere il gol. Simone, Andrea, Bet Potter diceva della Roma, ma De Rossi, che non aveva fatto benissimo con la SPAL, si è ritrovato sulla panchina della Roma. Che ne pensi di questo switch di cui parlava Andrea? Che è stato importante ed è stato immediato, quindi sicuramente bravissimo nell'aspetto mentale, perché dopo 2 anni e mezzo di Mourinho non è facile arrivare e dare questo cambiamento così veloce in una settimana, e poi ha portato idee nuove, più che altro ha alzato la difesa di 30 metri, e farlo a campionato in corso non è facile, quindi è stato molto bravo. Andrea, la differenza tra Mourinho e De Rossi in questo switch che ha fatto la Roma, anche statisticamente? Beh, statisticamente la Roma è diventata una delle squadre che gioca meglio in Serie A, che tira di più e che segna di più. Ha ritrovato dei giocatori importantissimi, imprescindibili per la Roma, su tutti Lorenzo Pellegrini, che è tornato quasi ad avere una media di un gol o assist a partita. Credo che anche a livello di spettacolo questa Roma sia bellissima e anche e soprattutto per i romanisti porta dei buoni risultati. Un concentrato di statistiche, di analisi e soprattutto di pronostici all'interno del club vincente. C'è una battle tips da azionare, quella tra la Roma e la Fiorentina. I contendenti sono Simone Tiribocchi e Andrea Bet Potter. Vogliamo accendere il pronostico di Simone Tiribocchi di Fiorentina-Roma. Allora io dico gol e stare attento ai cartellini, perché comunque tutte e due giocheranno in Europa, saranno anche un po' stanche e è una partita molto sentita. Accendiamo il pronostico anche di Andrea Bet Potter. Gol. Andiamo avanti e lasciamo il campionato italiano con tutte le partite che si giocheranno domenica prossima e facciamo un salto in Inghilterra per la Premier League. Ci sono 2 scontri da tenere sotto la lente di ingrandimento. Aston Villa-Tottenham, partiamo dall'analisi di Simone Tiribocchi. E questa è una partita interessante. Io credo che gli ospiti siano in leggero vantaggio, anche se anche l'Aston Villa sta facendo un ottimo campionato, è quarta in classifica, hanno una media di 2 gol a partita da tutto il campionato, quindi sicuramente 2 squadre votate all'attacco stanno facendo molto bene. Io credo che sia una bella partita con un po' di vantaggio da parte del Tottenham. Andrea, Premier League. Allora, secondo me qui vedremo senza dubbio spettacolo. Postecoglou ha dimostrato di essere un allenatore molto più attento al lato offensivo che difensivo. Il Tottenham è tra le prime 3 squadre a tirare di più in casa, in buona compagnia di Liverpool e Manchester City. E anche in trasferta è una delle squadre che rende meglio dal punto di vista offensivo. Occhio a marcatore Son, ottima quota. Occhio soprattutto alle quote del gol e dell'over, del multigol 1-3 primo tempo, del multigol 1-3 secondo tempo. Per me comunque il pronostico di base è una partita molto viva, con entrambe che segnano e tantissimi tiri. Andrea, Bet Potter, vogliamo ascoltare anche la tua analisi di Aston Villa-Tottenham. Sì, io sono in linea con le idee dei ragazzi, perché sono quarti e quinti in classifica, Aston Villa e Tottenham, appena un gradino sotto le prime 3 che stanno facendo un campionato un po' a parte. Segnano tantissimo, tanti gol, tanti corner, tanti tiri, e quindi mi aspetto anche una gara molto spettacolare. L'Aston Villa è in striscia positiva da 3 gare, l'Aston Villa ha sempre segnato nelle 13 partite casalinghe fin qui disputate in Premier League. Il Tottenham, questa è bella come statistica, ha sempre segnato nelle 12 trasferte di Premier League in questa stagione, quindi sono 2 squadre che segnano e sicuramente ci sarà spettacolo tra queste 2 formazioni. Accendiamo la Battle Tips anche per questo scontro di Premier League, Aston Villa-Tottenham. La sfida è tra Simone Tiribocchi e Bet Potter. Accendiamo il pronostico di Simone Tiribocchi. X primo tempo, 2 secondo tempo, gol. Accendiamo anche quello di Andrea Bet Potter. Over 9 e mezzo calci d'angolo. La
sapete che quando poi accendiamo il pronostico non si può tornare più indietro. Ma a proposito di club vincente, vi ricordo che noi saremo live la settimana prossima in Fiera Lenada di Rimini. Saremo con tutto il gruppo della DPL Holding, con Domus Bet TV e chiaramente il club vincente lo andremo a realizzare, quindi a registrare in diretta proprio dalla fiera insieme a Simone Tribocchi, Marco Materazzi, avremo Lele Adani, avremo Nicola Ventola, avremo i ragazzi e quindi Andrea sicuramente dei treni di Bet, Andrea Bet. Insomma, venite a trovarci perché parleremo di calcio, ci divertiremo e sarà una bella esperienza da vivere tutti quanti insieme. Andiamo avanti, ultima partita che andiamo ad analizzare oggi è lo scontro diretto della Premier League, ma credo che per il calcio mondiale è uno degli scontri più belli di questa settimana. Liverpool-Manchester City nell'analisi di Simone Tiribocchi. Prima contro seconda, è la partita che non ha pronostico, nel senso che può succedere di tutto, sono due squadre che giocano un po' all'opposto ma si equivalgono per i valori, quindi sicuramente mi aspetto tanto spettacolo, una bella partita, se la giocheranno io qui rischio, non vedo proprio nessun tipo di X, di pareggio, non serve a nessuno, se la giocheranno fino alla fine quindi ci sarà tanto spettacolo. La veloce analisi anche di Andrea del Trinity Bet. Io credo che questa sia una delle partite più belle che uno spettatore di calcio possa vedere, ma io vedo leggermente favorito il Manchester City. Il Liverpool ha un'infermeria veramente piena, ribattezzata oltremanica come appunto l'ospedale, perché hanno più di 12 giocatori infortunati, su tutti Diogo Jota davanti sarà sicuramente un'assenza importante. Anfield, il Liverpool non perde da 29 partite, il City a sua volta non perde da 19 partite, quindi secondo me questa potrebbe essere una partita dove il Liverpool può capitolare in casa. Però attenzione, secondo me il pronostico multigol 1-3 casa più multigol 1-3 ospite è un'ottima scelta. Andrea Bet Potter, che ne pensi? Liverpool-Manchester City. Sì, penso che domenica alle 17 questa non ce la toglie nessuno da vederla. È un match importantissimo a livello mondiale, proprio perché per noi amanti del calcio sarà spettacolare. Per quanto riguarda il risultato, io darei una chiave di lettura un po' diversa qua, perché quando tutti, sia i siti che tutti quanti, si aspettano una gara da over da tanti gol, probabilmente da un contropronostico, da una chiave di lettura un po' diversa, si potrebbe andare sull'under e poi magari sull'under tiri, che è fissata una linea molto alta, 27,5, se non si sblocca subito potrebbe uscire. Andrea, abbiamo perso Andrea. Allora, però ci aveva fatto capire che cosa ne pensava di Liverpool-Manchester City. Parlavi delle assenze, Andrea, da Trinity Bet, del Liverpool, e quindi di questa partita che chiaramente ha il risultato, veramente un punto interrogativo importante, no? Assolutamente, assolutamente, anche perché non dimentichiamoci che il Liverpool affronta un doppio impegno europeo sulla carta facile, ma comunque va a giocare a Praga di giovedì, il giovedì successivo poi affronti lo Sparta Praga e non è detto nemmeno che sia una partita facile quella, quindi diciamo che il Liverpool ha 3 partite in una settimana, 2 abbordabili, poi c'è questa super sfida. Attenzione, perché comunque anche lo stesso Salah rientrerà questa settimana, di conseguenza davvero le assenze del Liverpool potrebbero fare la differenza. È un momento difficile per i Reds dal punto di vista della forma fisica e della disponibilità. Mi avevi anticipato rispetto alle analisi statistiche, no? Che il Manchester non perde da 19 incontri, mentre il Liverpool ha perso in casa gli ultimi 29, e Manchester City non ha segnato in soltanto 2 delle 13 trasferte fin qui disputate in Premier League. Andiamo a vedere se riusciamo a fare la battle tips e se ci ascolta ancora Andrea Bet Potter per l'ultima battle di questa puntata del Club Vincente. Azioniamola insieme, la sfida tra Andrea Bet Potter e Simone Tiribocchi, Liverpool-Manchester City nel pronostico. E accendiamo di Simone Tiribocchi. 1-2, quindi non punto sull'X, 1-2 perché è troppo importante, e i corner più, over 8,5. Il pronostico di Andrea Bet Potter. Under 27,5 tiri totali. Ancora un paio di minuti insieme da trascorrere con il club vincente, giusto il tempo per la bomba del bomber. Noi l'aspettiamo tutti quanti al termine di ogni puntata di Sport Italia del club vincente.
La sei preparata la bomba bomber? Me la sono preparata, ne ho preparate 4. Ah, dai. Dico, quindi è una multipla questa. Una multipla, ma ne dico una sola. Mi piace molto la continuità che potrebbe avere Lukaku, perché comunque è tornato in forma, sta bene, ma mi gioco Nandez, un solo gol finora in campionato, Nandez in gol contro la Salernitana. Invece la chicca del tipster dovrebbe essere quella di Andrea Bet Potter, vero? Sì. Dai Andrea. Io proporrei il gol dell'ex di Belotti, che torna ad affrontare la Roma, perché no, potrebbe trovare la via della rete. E noi chiaramente vogliamo anche la chicca di Andrea da Trinity Bet. Io scelgo di andare sul super match tra Liverpool e City, e seppure è una cosa che avviene molto spesso, i book lo quotano molto bene. Assist di Kevin De Bruyne, probabilmente il centrocampista offensivo più forte al mondo in questo momento, e davanti a un finalizzatore, il finalizzatore supremo del calcio di oggi, Erling Haaland, per me ottima quota. Andrea Bet Potter, prima di salutarci, 10 secondi per farci capire come fare ad intercettarti sui social. Sì, la maniera più semplice è quella di andare su Instagram, cercare trattino basso Bet Potter e poi da lì seguirmi al 100%. Ciao Andrea, grazie, alla prossima! Un saluto a tutti, ciao! Andrea, come facciamo a trovarti sui social? Come sempre mi trovate come The Trinity Bet su Instagram, da lì avete accesso anche al link Telegram dove metto tutte le giocate. Vi aspetto, se avete qualche dubbio, vi invito a contattarmi in DM. Da Simone Tiribocchi! Ciao, ciao a tutti. Da Andrea, da Trinity Bet. Buonasera a tutti. Saluti anche a Bet Potter. Da Cosimo Calicchio è davvero tutto. Appuntamento con un nuovo club vincente la settimana prossima in diretta dalla Fiera Enada di Rimini, sempre su Sport Italia e Domus Bet TV. Ciao.